Ciao a tutte e tutti e bentornati a una nuova puntata di Just Life. Come annunciato nella scorsa puntata, oggi con Enrico Maria Bellucci torniamo ad approfondire il tema dell'autostima e del rapporto tra autostima ed ansia. Tema sicuramente molto delicato e molto importante che ci riguarda un po' tutti. Ecco perché oggi è ancora più importante parlarne, non tanto per eliminarla del tutto dalle nostre vite, perché quello è molto difficile, comunque ci vuole un lungo percorso, ma almeno per iniziare a capirne le origini. Perché se capiamo le origini della nostra ansia, sicuramente riusciamo anche ad affrontarla meglio. Quindi Enrico, chiedo a te. È vero che chi ha una bassa autostima finisce per avere aspettative negative sulla propria vita e che questo influisce sui problemi di ansia e depressione? Sicuramente una bassa autostima non aiuta la vita in generale e quindi sicuramente va ad alimentare i disturbi d'ansia e la depressione, ma anche tantissimi altri tipi di disturbi. Che cos'è l'ansia? Passiamo alle cose importanti. La mente o guarda avanti o guarda indietro. Se guarda indietro trova la tristezza, la depressione, la malinconia. Com'era prima, era meglio prima, questo continuo rimestare in un prima che poi non esiste più perché se è prima non è ora, quindi è passato ed è morto. Se guarda avanti trova l'ansia, infatti si chiama ansia anticipatoria. Che succederà? Ce la farò? Ci riuscirò? Passerò l'esame? Sarò all'altezza? Sono tutte domande che hanno già una risposta inclusa. La risposta è sempre no. Perché l'ansia è la tendenza della mente a guardare in avanti, anticipando gli eventi, sottintendendo l'esito infausto di tali eventi. Perché quando uno dice ce la farò, ci riuscirò, nel momento in cui ti poni la domanda vuol dire che stai già mettendo avanti il fatto che probabilmente non ce la farai. Quanto è collegato tutto questo con l'autostima? Moltissimo, ovviamente, perché se noi appunto non partiamo da un punto solido, un punto saldo, che siamo noi stessi, e le nostre capacità, e anche il fatto che daremo il massimo, e se quel massimo non basta, non possiamo neanche dannarci. L'importante è riuscire a dare il massimo, ma la persona con una bassa autostima non riesce mai a dare il massimo, perché non lo conosce il proprio massimo. Stabilisce le proprie colonne d'Ercole a mezzo metro da sé, poi fa mezzo metro avanti, mezzo metro indietro, mezzo metro avanti e mezzo metro indietro, e rimane sempre incastrata in questo gioco. Quindi l'autostima la acquisiamo fin dall'infanzia e cresce con noi se c'è, e la sua presenza va ad inficiare ovviamente gli stati depressivi, gli stati ansiosi, la nostra percezione del successo, ok? Spesso quando ci troviamo ingabbiati in questa autostrada a due sensi tra passato e futuro, perdiamo completamente poi il contatto con noi stessi e cominciamo a vedere gli altri come migliori di noi. Quindi a quel punto una persona con una bassa autostima, ansiosa, tende poi anche a deprimersi, perché comincia a vedere che tutte le persone fanno qualcosa di più interessante rispetto a noi. E questo, in questo purtroppo i social non hanno aiutato, perché noi sui social vediamo foto solo di cose meravigliose, le vacanze, i figli, ok? E pur sapendo che spesso sono foto fatte apposta per essere messe sui social, per ottenere approvazioni, like o quello che sia, pur sapendo, sentiamo comunque questo dolore, questo senso di inferiorità, che purtroppo spesso si trasforma anche in invidia. Ok? Quindi tra sapere e sentire ci corre un intero universo. Sapere una cosa non serve quasi a niente, questa è la realtà. Perché poi il sentire è sempre quello accordato con noi stessi. Il sapere può essere anche soltanto una nozione appiccicata lì. Grazie Enrico, sicuramente le tue parole sono sempre illuminanti e di grande aiuto e sono ancora più importanti in questo periodo storico che richiede a tutti un grandissimo sforzo per rimanere in equilibrio in tutti i sensi. E sempre con Enrico, nelle prossime puntate continueremo ad approfondire il tema dell'autostima andando sempre più a fondo. Parleremo del rapporto tra autostima e social. Enrico ci darà consigli super pratici per sviluppare la nostra autostima e il nostro benessere psicofisico. E infine parleremo della nostra percezione della felicità.
Quindi mi raccomando, non perdete le prossime puntate iscrivendovi al canale YouTube di Just Life e attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se vi è piaciuta questa puntata, mettete like qui sotto. Potete seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, dove troverete ulteriori approfondimenti. Mi raccomando, scrivete, raccontateci le vostre esperienze, fate domande e vi risponderemo. E ricordate, questo è Just Life, perché semplicemente di vita e di benessere parliamo. Ciao! Ma dove vuoi che vada, qualunque strada porta a te.